Francesco, una buona prova anche del centrocampo. Tu e Gnorè avete lavorato molto bene. Peccato per quella beffa finale, non ci voleva questa sconfitta. Sì, ma io direi che tutta la squadra ha lavorato molto bene. Peccato per quell'episodio negativo alla fine. Però secondo me la prestazione è stata più che buona. E bisogna continuare così, lavorare. E poi è normale, più passa il tempo, più crescerà l'intesa con gli altri ragazzi. Però testa alta, perché comunque la prestazione, ripeto, c'è stata. E siamo sicuri, sono sicuro che comunque con le prestazioni potranno arrivare anche i risultati. Come ti sei trovato con Gnorè e a che punto è la tua condizione? Ah, con Eddy bene, la mia condizione comunque ho bisogno di mettere minuti nelle gambe, perché comunque ho avuto un'estate un po' tormentata, era da tanto che non giocavo una partita ufficiale, per cui sono contento, però ripeto, dispiace per, per il risultato, perché comunque quello che conta è la squadra. Dobbiamo cercare di iniziare a fare punti già da Cremona. Primi 20 minuti scivolavi tanto sulla zona di sinistra, no? Quasi in linea con i difensori. Sì, l'avevamo preparata così, perché comunque sapevamo che Anderson era un giocatore più offensivo, cercava di rompere, diciamo, le linee di reparto. E abbiamo lavorato bene, ripeto, siamo contenti. Ci è mancato pizzico di furbizia nel finale, però cresceremo anche su questo. Siamo mancati forse negli ultimi 16 metri, cioè di occasioni vere da gol ne abbiamo fatte forse poche. Ah, siamo arrivati molte volte al tiro, comunque abbiamo avuto occasioni sia nel primo che nel secondo tempo, tante situazioni su palla inattiva. E ripeto, possiamo solamente crescere, perché comunque le idee dell'allenatore sono ottime, tutta la squadra cerca di metterle in pratica, soprattutto in settimana. Qualcuno in tribuna ha detto che non si può far uscire di tacchio, ci vuole un giocatore anche di carattere, anche nei minuti finali. Ma ci stava come cambio, perché ripeto, comunque l'ultima partita ufficiale l'ho fatta l'ultima di campionato dello scorso anno, per cui è stata una lettura secondo me giusta da parte del mister, perché magari dopo 2 minuti alzo la mano, chiedo il cambio e si può sprecare una sostituzione, per cui non è importante se rimaneva di tacchi, perché comunque abbiamo una rosa abbastanza valida, per cui chiunque gioca può dare il suo contributo. Francesco, oltre all'aspetto tecnico, il tuo ritorno ad Ascoli è importante anche da un punto di vista caratteriale. Senti di dover far sentire il tuo peso nello spogliatoio insieme ai leader come Bellucci, Viviano, Botteghin, soprattutto dopo questi momenti, quando si perdono partite giocate bene? Certo, è normale, posso portare la mia esperienza anche con i giovani, comunque cercare di aiutarli. È normale. Io periodo negativo non lo chiamerei, perché comunque siamo all'inizio del campionato. È vero che la classifica è bugiarda, perché comunque io sono arrivato da 2 partite, a Bolzano abbiamo fatto una buona prestazione, ci sono girati contro gli episodi in quei 10 minuti, però al di là di quello comunque la squadra è sempre stata in partita, per cui adesso è presto per abbassare la testa, bisogna tenere la testa alta. Siamo consapevoli di essere un'ottima squadra, abbiamo dei valori importanti, per cui l'unica medicina è lavorare, e siamo sicuri che con le prestazioni verranno anche i risultati.